Salve, oggi parliamo dell'Eucaristia e della bellezza. C'è un rapporto stretto tra Eucaristia e bellezza e non è un tema secondario. Vedete, io vedo che nelle persone c'è tanto desiderio di bellezza. Perché? Perché viviamo in un mondo, almeno apparentemente, molto brutto, e basta farsi una passeggiata per la città, passare un po' dove vive la gente, nelle periferie, dove viviamo tutti quasi, e ci rendiamo conto come tutto un po' decade, come tutto è sporco, tutto è trascurato, ma poi c'è anche una bruttezza peggiore, no? Esci la sera, è pericoloso, c'è tanta violenza, c'è una bruttezza morale oggi che ci opprime la vita e ci rende tristi. Allora, l'Eucaristia è la risposta a questo problema. E questo che dico non è una frase devozionale, era realtà, veramente è così. In che modo l'Eucaristia è una risposta al nostro desiderio di bellezza tante volte frustrato dal mondo di oggi? Vedete, l'Eucaristia è dice la Chiesa, il memoriale della passione, della morte e della risurrezione di Cristo. Quando si celebra la messa, si realizza questo memoriale. Che cos'è? Non è un ricordo, eh? Memoriale significa che fa presente un atto di 2000 anni fa, ma che grazie a Cristo è sempre presente, specialmente nell'Eucaristia. E in che consiste? Gesù è entrato, capite, nella sofferenza, nella morte, di quanto più brutto noi pensiamo della vita, e l'ha trasformato nella risurrezione, nella vita eterna, nel perdono dei peccati, nella riconciliazione, di quanto più bello noi possiamo conoscere in questa vita. Questo passaggio è presente quando ricevi l'Eucaristia ed entra dentro di te. Cioè, capite, la bellezza che l'Eucaristia realizza e rivela non è una cosa utopistica, un mondo senza problemi, ma è proprio trovare il bello, la luce, la verità, anche nelle fasi che sembrano più brutte. Il Signore trasforma la morte in vita. Questa è la forza della bellezza dell'Eucaristia. Non è una cosa astratta, capite? Per questo la Chiesa ci chiede di prepararci bene all'Eucaristia, cioè di essere disposti a cogliere questa bellezza, che il Signore trasformi l'oscurità, la bruttezza presente nella nostra vita in salvezza, in bellezza. Sapete, anche le cose più basse, anche i nostri peccati, messi in mano a Cristo, diventano esperienze belle che ci permettono di trovare misericordia e di esercitarla verso gli altri. Per questo anche la Chiesa ci dice: se hai peccati gravi, confessati per ricevere l'Eucaristia. Fai entrare un po' questo perdono per ricevere la piena luce dell'Eucaristia. Preparati spiritualmente, fai un po' di digiuno prima, almeno un'ora, così riconosci l'importanza di quello che vai a fare. E poi fermati un attimo in adorazione di questa bellezza che è entrata dentro di te, perché veramente ti trasformi e illumini tutta la tua vita. Ti benedica il Signore e ti protegga.